Benvenuti nel mio canale Creando con i Filati. Il protagonista di questo progetto è il filato Donny di color nero e senape. Ogni gomitolo pesa 100 grammi ed è lungo 250 metri. Ha una composizione del 100% cotone. Ferri consigliati 4-5, uncinetto 3-4. Poi ci serviranno dei marcapunti, una godalana, un metro, un paio di forbici e due uncinetti, il 3,5 e il 4. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Quindi dobbiamo prendere la misura della circonferenza delle spalle. Dopodiché dobbiamo dividerla per due, il risultato corrisponderà a metà del pannello da realizzare. L'avvio del lavoro partirà dalla parte superiore. Utilizzeremo per l'avvio delle catenelle l'uncinetto numero 4 in modo da dare morbidezza al lavoro. E per la taglia 42 ho avviato 78 catenelle. Ovviamente le 42 possono variare, soprattutto dalla parte superiore. Io ho delle spalle piccoline, ma ci sono 42 che hanno le spalle più larghe. Quindi per non sbagliare, prendete la misura, dopodiché la dividete per 2, il risultato corrisponderà ai centimetri della lunghezza della catenella da avviare. Fate conto che quando avviate la catenella, se per esempio doveste realizzare un pannello come in questo caso di 48 centimetri, vabbè, questa è la parte finale, la parte iniziale è 46 centimetri. Non dovete avviare una catenella lunga 46 cm, ma più o meno 43. Calcolate 3 cm meno, perché nel momento in cui andremo a eseguire le righe di lavorazione, il pannello tenderà ad allargarsi. Quindi, prese queste misure, avviamo le catenelle necessarie col numero 4. Quando andiamo a realizzare la prima riga, andremo a utilizzare l'uncinetto numero 3,5. In questo modo, la parte superiore dove abbiamo le catenelle resteranno morbide. Quindi procederemo realizzando delle fasce. Una prima parte sarà realizzata da 26 righe con il nero. Poi andremo a utilizzare il senape, il nero e andremo avanti utilizzando questi due colori. Per ogni fascia, dopo la seconda, perché nella prima andremo a realizzare 26 righe, dalla seconda fascia all'ultima saranno sempre 10 righe. Questo per quanto riguarda il pannello posteriore. Per quanto riguarda il pannello anteriore, cambia solamente lo scollo, quindi la prima parte sarà un po' diversa dal pannello posteriore. Nel pannello posteriore abbiamo eseguito 26 righe. Sarà anche nel pannello anteriore 26 righe, ma saranno suddivise. Le prime 18 righe lavorando le mezze maglie alte con righe di andata e ritorno, le 8 righe successive andremo a realizzare lo scollo creando delle riduzioni. Nel caso in cui non vi dovesse piacere questo tipo di scollo, potete realizzare due pannelli identici come il pannello posteriore. Quindi saranno 18 righe più 8 per un totale di 26 righe. Dopodiché si procede alternando i due colori, quindi col senape, col nero, senape, nero e senape. E si lavorerà tutto a mezza maglia alta. Terminati i due pannelli, li andremo ad assemblare e prenderemo la misura degli scalfi delle maniche, che nel mio caso saranno di 18-19 cm. Dopodiché procederemo con le mezze maglie alte, creando anche in questo caso delle riduzioni, per poi proseguire con le mezze maglie alte sottostanti. Ovviamente ho realizzato delle riduzioni perché nel mio caso la circonferenza risulta un po' larga, ma se per voi dovesse andare bene, proseguite con le maglie sottostanti. Quindi, per quanto riguarda le maniche, sono andata a lavorare una prima parte di 12 righe, quindi la prima e la seconda riga di mezze maglie alte. Dalla terza riga alla dodicesima sono andata a realizzare una riduzione all'inizio e una alla fine. Dopodiché sono andata avanti con le fasce, realizzando sempre 10 righe per colore.
e sono arrivata ad ottenere una manica lunga 50 cm. Ovviamente, in base alla vostra taglia, vi andrete a regolare con i centimetri. Poi volevo dirvi un'altra cosa. Inizialmente ho lavorato, dopo aver avviato la catenella con l'uncinetto numero 4, l'uncinetto numero 3,5, ma solamente per le prime due fasce. Dopodiché ho cambiato il numero di uncinetto e sono andata avanti col numero 4. Quindi nella parte superiore mi ritrovo una larghezza di 46 cm, nella parte inferiore sono arrivata ad ottenere una larghezza di 48 cm. Nel caso in cui vogliate ancora più morbidezza, basta realizzare degli aumenti. Questo è un progetto facile e alla portata di tutti, e poi si realizza veramente in pochissimo tempo. Per qualsiasi dubbio non esitate a scrivermi sotto i commenti e cercherò di rispondervi il prima possibile. Detto questo, vi lascio all'esecuzione del lavoro. Dunque, la costruzione di questa maglia si crea realizzando due pannelli, pannello posteriore e anteriore, per poi proseguire con le maniche. Inizieremo dal pannello anteriore. La lavorazione sarà avviata dalla parte superiore. Quindi dovete prendere la misura della circonferenza delle vostre spalle e dividerla in due. Il risultato corrisponderà a metà del pannello che andremo a realizzare. Ho avviato un totale di 78 catenelle. Inizieremo con il colore nero, perché in questo caso andremo a utilizzare due colori, il nero e il senape. L'avvio delle catenelle si realizza con l'uncinetto numero 4 in modo da dare morbidezza al lavoro. Avviate le catenelle, lasciamo l'uncinetto numero 4 e prendiamo l'uncinetto numero 3,5. Mi dispiace che è nero, ma il punto è semplicissimo. Per tutto il lavoro andremo a eseguire le mezze maglie alte. Quindi realizziamo la prima maglia bassa nella seconda catenella dall'uncinetto. Più una catenella. Se volete potete inserire il marcapunti in modo da non confondervi. Quindi io metto il marcapunti nella catenella. E procediamo con le mezze maglie alte. Ho completato la riga di mezze maglie alte. Adesso procediamo per un po' di centimetri realizzando righe di andata e ritorno di mezze maglie alte. Io vado avanti e poi vi dirò quante righe ho realizzato. L'avvio della riga la faccio sempre con una catenella e una mezza maglia alta. In questo modo non rischiamo di lasciare dei forellini, ma abbiamo un punto pieno. Dunque sono andata avanti per un totale di 18 righe e sono arrivata ad ottenere un'altezza di 12 cm. Arrivata a questo punto procedo con il secondo colore. Per quanto riguarda la larghezza rispetto alle catenelle, sono arrivata ad ottenere una larghezza di 46 cm anziché 41. Quindi mi sono allargata di 5 cm. Quindi dovete calcolare bene l'avvio delle catenelle. Terminato con il color nero, tagliate il filo, girate il lavoro e procedete con il secondo colore. Realizzo direttamente una maglia bassa e una catenella.
e procedo con le mezze maglie alte. Vado avanti con righe di andata e ritorno e poi vi dirò quante righe ho realizzato. Dunque sono andata avanti per un totale di 10 righe che corrispondono ad un'altezza di 7 cm. Adesso riprendo nuovamente il nero e andrò avanti per altre 10 righe. Quindi procedo alternando questi due colori. Volevo dirvi, nel caso in cui abbiate un seno prosperoso, quando utilizzate il color senape, cambiate il numero di uncinetto, quindi dal numero 3,5 passate al numero 4. Nel mio caso ho lavorato con il 3,5 perché questa misura andava bene. Vi ricordo che il pannello sarà impostato in questo modo, quindi abbiamo la parte superiore e man mano andiamo verso la parte inferiore. Visto che voglio dare un po' di morbidezza nella parte inferiore, cambierò il numero di uncinetto, quindi dal numero 3,5 passo al numero 4 e procedo con altre 10 righe con il color nero. Dunque, ho completato il pannello, faccio un piccolo riassunto. Allora, abbiamo avviato la catenella con l'uncinetto numero 4, dopodiché abbiamo preso il 3,5 per eseguire le righe di andata e ritorno di mezze maglie alte, per un totale di 18 righe. Ho avviato la catenella con l'uncinetto numero 4 in modo da dare più morbidezza nella parte delle catenelle. Quindi sono andata avanti con altre 10 righe con il senape, sempre con l'uncinetto 3,5, dopodiché nella parte inferiore volevo un po' di più di morbidezza, quindi ho cambiato il numero di uncinetto, sono passata al numero 4 e ho eseguito 10 righe con il nero, 10 con il senape, 10 con il nero e 10 con il senape. Le fasce sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la fascia più larga. Arrivata a questo punto, visto che voglio realizzare un piccolo scollo, andrò a dividere il pannello in tre parti. Allora vi dico in centimetri quanto è lungo il pannello. Sono 50 centimetri, quindi più o meno è una misura che va bene per la lunghezza delle maglie. Quindi, visto che andrò a realizzare lo scollo, dividerò il pannello in tre parti, le spalle e la parte centrale. Quindi mi ritrovo un totale di 77 maglie. Cosa ho fatto? Ho piegato il pannello in due e ho inserito il marcapunti. Dopodiché ho lasciato nella parte centrale, ve lo dico in centimetri quanti sono, 17 centimetri. Quindi di queste 77 maglie ne dovete togliere una e ne rimangono 76. E inserito il marcapunti. Poi ho contato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nella quindicesima ho inserito il marcapunti, la stessa cosa ho ripetuto dal lato opposto. Per quanto riguarda le spalle, in centimetri sono 14 per spalla. Se desiderate uno scollo un po' più ampio, basta lasciare più punti nella parte centrale. Una volta prese le misure necessarie, procediamo nella lavorazione dello scollo. Quindi, con l'uncinetto numero 3,5 inizio dove ho il marcapunti e realizzo una maglia bassa.
più una catenella che corrispondono alla prima mezza maglia alta e procedo fino al termine eseguendo le mezze maglie alte. Ho completato la riga, adesso giro il lavoro e procedo con le mezze maglie alte, lasciando le ultime tre maglie perché andrò a realizzare una riduzione. Ho quasi completato la riga e ho lasciato le ultime tre maglie e faccio una riduzione, filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e non chiudo, filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva, prendo il filo e chiudo. In questo modo ho creato la riduzione e completo con una mezza maglia alta. Quindi procedo con righe di andata e ritorno realizzando una riduzione in ogni riga. Giro il lavoro. Più o meno andrò avanti per circa 4-5 cm. Quindi faccio una catenella e una mezza maglia alta e procedo con la riduzione. Filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e non chiudo. Filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e chiudo. E procedo con le mezze maglie alte. Dunque ho completato le righe di lavorazione e sono andata avanti fino all'ottava riga. Nella prima riga abbiamo lavorato le mezze maglie alte sottostanti, dalla seconda riga abbiamo realizzato una riduzione. Dopodiché sono andata avanti fino all'ottava riga realizzando una riduzione in ogni riga. Quindi sono arrivata ad ottenere un'altezza di 7 cm. Avevo detto 4-5 cm, ma ho preferito allungare un po' di più lo scollo. Arrivata a questo punto, dobbiamo ripetere la stessa cosa dal lato opposto. Quindi andate con le mezze maglie alte sottostanti. Potete iniziare sia dall'inizio che nella parte finale, ricordandovi che le riduzioni vanno realizzate solo nella parte interna, quindi lavorate una riduzione e completate con una mezza maglia alta. Procedete con la riga di ritorno, una mezza maglia alta, una riduzione, mezze maglie sottostanti, fino ad ottenere le stesse righe di lavorazione della prima parte. Ho completato le righe di lavorazione e questo è come si presenta lo scollo. In questo modo sono arrivata ad ottenere una lunghezza di 57 cm. Nel caso in cui vi dovessero sembrare troppi, basta eseguire meno righe nella parte iniziale della fascia. Quindi anziché realizzarne 18, ne fate una decina. Ovviamente cambierà anche la fascia, sarà o identica a questa o leggermente un po' più larga. Questo dipenderà dal vostro gusto. Quindi arrivati a questo punto procediamo con il pannello posteriore. Nella parte posteriore non andrò a realizzare questo scollo, quindi sarà un pannello dritto. Quindi anziché eseguire 18 righe ne dovete realizzare 26, perché 18 più 8 fa 26. Le 8 righe sarebbero queste, più 18 fa 26. Quindi iniziate con 26 righe di andata e ritorno di mezze maglie alte per poi proseguire 10 righe per colore. Realizzate i due pannelli, vi mostrerò come proseguire. Dunque ho completato il pannello posteriore. Non abbiamo lo scollo, quindi anziché eseguire un totale di 18 righe ne ho realizzate 26. Le righe di lavorazione sono identiche al pannello anteriore. Facciamo un piccolo riassunto. Abbiamo in questa prima fascia un totale di 26 righe.
Poi abbiamo 10 righe, 10 righe, 10 righe, 10 righe e 10 righe. E le fasce sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con quella più grande. Arrivato a questo punto, procediamo nell'assemblaggio per poi proseguire con le maniche. Dunque, realizzati i due pannelli, possiamo pensare alle cuciture delle spalle, che devono corrispondere alla stessa quantità di maglie del pannello posteriore. Dopodiché prendiamo la misura dello scalfo della manica, che nel mio caso è di 18,5 cm, quindi tutta questa fascia nera, per quanto riguarda la mia taglia, corrisponde al mio scalfo. Ovviamente, in base alla vostra circonferenza scalfo, andrete a lasciare i centimetri necessari. Prese queste misure, possiamo cucire la parte superiore delle spalle più i fianchi. Le cuciture vanno realizzate dal rovescio del lavoro. Allora abbiamo questa asolina, poi abbiamo le due asoline, queste qua, non so se si vede bene. Allora abbiamo una che va verso l'esterno e una che va verso l'interno. Noi dobbiamo prendere quella verso l'interno, quindi entriamo con l'ago e prendiamo questa asolina e procediamo con le cuciture. Ho completato tutte le cuciture delle spalle e dei fianchi. Per avere una cucitura abbastanza pulita, vi suggerisco di utilizzare il colore corrispondente ad ogni fascia. Vedete? Arrivato a questo punto, procediamo nel realizzare le maniche. Avvio la manica con l'uncinetto numero 4. Vedete, inizio dalla parte inferiore. E faccio una maglia bassa e una catenella che sostituiscono la prima mezza maglia alta e procedo per tutto il perimetro realizzando le mezze maglie alte. Ho completato il giro e mi ritrovo un totale di 73 mezze maglie alte. Da questo momento in poi in ogni riga andrò a realizzare una riduzione, quindi giro il lavoro. Ovviamente queste riduzioni vanno fatte se lo scalfo della manica è largo. Quindi faccio una catenella e una mezza maglia alta. E procedo con la prima riduzione, filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo, filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e chiudo e faccio una riduzione. Procedo con le mezze maglie alte lasciando le ultime tre maglie. Ho completato il giro di mezze maglie alte. Arrivato a questo punto andrò a cambiare il numero di uncinetto per stringere un po' la manica.
Quindi dal 4 passo al numero 3 e mezzo. E procedo con le mezze maglie alte. Ho completato la riga di mezze maglie alte e mi ritrovo un totale di 73 maglie. Visto che per me questa circonferenza è un po' larga, andrò a creare delle riduzioni, una all'inizio e una alla fine. Quindi faccio una catenella e una mezza maglia alta. Adesso realizzo una riduzione, filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo, filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e chiudo. In questo modo creo la riduzione. Procedo con le mezze maglie alte lasciando le ultime 3 maglie. Sono arrivata al termine della riga lasciando le ultime 3 maglie. Quindi faccio una riduzione, filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e non chiudo, filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e chiudo. In questo modo ho fatto la riduzione e completo la riga con una mezza maglia alta. Quindi procedo realizzando una riduzione all'inizio e una alla fine, in modo da ottenere la circonferenza desiderata. Io vado avanti e poi vi dirò quante righe ho realizzato. Dunque sono andata avanti fino alla 12ª riga, realizzando una riduzione all'inizio e una alla fine per ogni riga. E sono arrivata ad ottenere una larghezza di 14 cm e per me va bene. Da questo momento in poi andrò a lavorare le maglie sottostanti, mantenendo questi 14 cm. L'unica differenza è che andrò ad alternare i due colori. Quindi adesso procedo con 10 righe con il color senape, poi riprenderò il nero e realizzerò altre 10 righe. E vado avanti alternando queste 10 righe con questi due colori fino alla lunghezza desiderata. Ho completato la manica, allora facciamo un piccolo riassunto. Abbiamo avviato la prima fascia con il color nero, eseguendo le prime due righe di mezze maglie alte, per poi proseguire fino alla 12ª riga realizzando due riduzioni, una all'inizio e una alla fine. Dopodiché ho utilizzato il color senape, eseguendo le maglie sottostanti, per un totale di 10 righe. Quindi sono andata avanti eseguendo 10 righe per colore. Abbiamo una prima fascia, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima. Ovviamente, se avete bisogno di una manica un po' più lunga, basta proseguire con qualche riga di lavorazione. In questo modo sono arrivata ad ottenere una manica lunga di 50 cm. Arrivato a questo punto, procediamo con le cuciture. Il suggerimento che vi posso dare è che quando terminate l'ultima riga, di lasciare un po' di filo in più per realizzare la cucitura. Detto questo, vi lascio all'esecuzione del lavoro. Le cuciture vanno realizzate dal rovescio del lavoro.
Voilà, siamo arrivati al termine del progetto e questo è come si presenta. Vedete, la manica cucita dal dritto del lavoro si presenta in questo modo. E questo è il rovescio. Quindi, se andrete a utilizzare lo stesso colore, la cucitura vi risulterà abbastanza pulita. Per quanto riguarda lo scollo, se volete, potete rifinirlo con un giro di maglie basse. Io preferisco lasciarla così com'è. Questo è un progetto facile e non si fa altro che eseguire le righe di lavorazione con le mezze maglie alte e si crea in pochissimo tempo. Comunque semplice, ma di grande effetto. Se volete, anziché utilizzare il filato Donny, potete usare il Chuck, un filato invernale. Comunque ho intenzione di realizzare un secondo progetto con il filato invernale con queste fasce, magari cambiando i colori, e realizzare la maglia con il collo alto. Stavo pensando di creare una sciarpina da abbinare a questa maglia, una sciarpina di quelle piccole che si possono utilizzare anche con le camicie. Fatemi sapere cosa ne pensate attraverso i commenti sotto il video. Per qualsiasi dubbio non esitate a commentare e cercherò di rispondervi il prima possibile. Vi ricordo che tutti i materiali utilizzati li troverete all'inizio del video e sotto il video. Detto questo, vi abbraccio, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial.